Adesso vediamo una registrazione velocizzata di oggi pomeriggio, 18 agosto alle 18:15, di un cumulonimbo a 50 km dalla costa di Ostia. E vediamo, lo scopo di questa registrazione è studiare l'andamento dell'overshooting e del conseguente. Della conseguente nube a forma di fungo che si forma attorno. Alla cupola. E questa è la fase cruciale che fa capire cosa accade in realtà. Un momento si è spostato di diversi gradi, di una decina di gradi nel corso di mezz'ora. Quindi è uscito fuori dal campo. Questo è il momento dell'overshooting, cioè quando il cumulonimbo arriva in stratosfera. Ecco, questo è il momento in cui raggiunge il massimo di altezza, anche la supera la stratosfera, e è un ribollire in tre dimensioni della nube. E quando torna in basso si forma questo anello che qui si vede qui intorno alla cupola. C'è anche l'anello dello shooting precedente. E questo è quanto riguarda questo tipo di fenomeno.